Dunque, il presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, una donna, ha detto che noi abbiamo un debito pubblico troppo alto e quindi le tasse non possono scendere, anzi devono salire. Ci arriviamo. Il Fondo Monetario Internazionale, in due parole, è quell'organo che assieme alla Banca Mondiale, cioè più o meno la banca di tutte le banche, ha come scopo quello di aiutare i paesi poveri, fra i tanti in Europa, per esempio, la Grecia che invece è stata distrutta. E poi qualche giorno fa il commissario europeo per gli affari economici e esteri, Pierre Moscovici, ha detto che il terremoto, le catastrofi naturali, accadute per esempio nel nostro paese, non sono parte del piano emergenziale, cioè quindi non rientrano nella grande discussione della crescita europea, della crescita dell'Europa. Quindi praticamente la gente può morire di freddo, stare senza casa, le strade possono restare distrutte, la disoccupazione può aumentare, le aziende possono continuare a licenziare o a chiudere e noi abbiamo un governo che dà retta a queste persone, serve di questo sistema pagate. Poi arriverà il Fondo Monetario Internazionale, però quello che aiuta gli stati a rinascere, a ricrescere, però in cambio vorrà tutto, tutte le proprietà nel tempo, tutto, come un usuraio. Questa è la verità in poche parole. Allora, il debito pubblico. Partiamo da una citazione di un grande economista, Charles Goodhart. Sono 300 anni che ci dicono che il debito pubblico è un problema, sono 300 anni che il debito pubblico non è un problema, ripresa da un blog di Paolo Barnard. Attenzione, parliamo quindi a quelli che dicono che il debito pubblico è il grande male e spieghiamogli che non è assolutamente così. E per alcuni studenti di economia molto spocchiosi, detto da me, Povia, per voi è molto imbarazzante. Facciamo finta che io sia lo Stato e voi i cittadini, per esempio di Amatrice. Io Stato decido di stampare dal nulla 20 miliardi di euro perché ho deciso che sono la cifra che serve per ricostruire il paese Amatrice. Questi soldi li accredito direttamente sul conto corrente del comune di Amatrice o qualunque paese distrutto dal terremoto. Quel comune, sotto il mio stesso controllo, li gira direttamente sul conto corrente di un'impresa che ricostruisce. Questi soldi quindi li trasformerebbe questa impresa in cantieri, operai, muratori, mense, macchinari, gru, eccetera, per ricostruire appunto le case. In questo caso, i cittadini sono in debito con me, Stato, di 20 miliardi? No, perché io sono lo Stato, sono il padrone dei soldi e posso stamparne quanti ne voglio. L'importante è che li trasformerò in beni e servizi, quindi in questo caso cantieri, operai, muratori, mense, macchinari, gru, eccetera. Si creerebbe l'inflazione? No, perché quei 20 miliardi sono la cifra che serve per rimettere in piedi Amatrice o per esempio l'Aquila, ok? Potrei fare altri esempi, però non dilunghiamoci. Il punto è che se ci fossi io al governo, ok, direi a questi criminali che la cosa più importante per uno Stato è la sua gente, non un debito fatto di numeri che se cancelliamo domani con un clic non succede niente. Sono numeri, non c'è nemmeno più la convertibilità in oro dal 1971, niente, sono numeri. Purtroppo però per noi c'è un problema, anzi il problema, l'unico problema vero. Non siamo in grado di creare moneta perché abbiamo l'euro, non è una nostra moneta, va bene, quindi siamo uno Stato senza chiavi, come un uomo senza pisello, ce lo hanno tagliato. Provate un po' a smontare questo video. Il debito pubblico non esiste, ma l'italione ancora insiste, generando un grande marasma, ma il debito pubblico è un fantasma. Se lo Stato ti dà 100 soldi, ma poi te ne leva 50 di tasse, i 50 che ti rimangono non sono debito pubblico, sono la tua ricchezza. Le tasse le hai appena pagate. Le hai pagate con gli altri 50, coi tuoi 50 ci paghi le rate, puoi far l'amore e risparmiare, e puoi mandare i bimbi a scuola, non dare retta a quella sola che dice che il debito pubblico esiste, il debito pubblico non esiste, il debito pubblico non esiste. E a te che credi che con la lira eravamo messi male, guarda l'Italia ora. È un ospedale. Se vuoi avermi in promozione disco a rimborso spese, chiama il 348-7623-972. È un disco che tratta anche questi temi. O scrivi a ufficiostampa@povia.net. L'informazione non basta, ci vuole consapevolezza. Ordina questo disco, nuovo contrordine mondiale, scrivendo a ufficiostampa@povia.net. Una copia 15 euro, due copie 20 euro. Tanto non ti impoverisci tu e non mi arricchisco io. Grazie, e già che ci sei, diffondi questo video.